forse lo sono stato di più, le donne erano delle grandi affabulatrici, raccontavano. Invece mio nonno, uno era un poeta dialettale, anche un calzolaio, e poi si dilettava a scrivere poesie in dialetto che poi cantava, che non le registrava la radio, cioè faceva sentire. Ovviamente la bambina mi ha annoiato un po' a morte, che diceva le poesie, insomma, lui cantava la poesia, aveva scritto una poesia su di me, capite? Insomma, la leggeva in famiglia, in palazzo, incredibile. Beh, sono ancora da grande, mi rendo conto, non c'è più, però mi rendo conto che era anche bello, insomma. L'altro, mio nonno era una sorta di. Diciamo, quello è una parte, una nonna formulatrice, un nonno calzolaio, poeta. L'altra famiglia, una nonna fortissima, Michelina, venuta dalla Francia, Michelina Michelin, venuta dalla Francia, è un marito che invece è una sorta di Indiana Jones stralunato. Mio nonno era un archeologo, ma con la testa un po' fare il lungo, insomma, così, molto pericoloso. Questi due con mia nonna che ci raccontava continuamente le sue storie di quando era bambina in Francia, le miniere, i genitori che erano lì, lavoravano nelle miniere, poi insomma, qui sono tornati, di quando andò dal sindaco a reclamare, ci raccontava queste storie, mi stavo ascoltando, perché la donna è abbastanza eccezionale, nel senso che a differenza delle donne a cui ho detto io, compresa la mia nonna, le donne di Sassari, le donne sarde, insomma, in generale, con un certo modo di fare, una certa tranquillità, eccetera. Lei era una persona impetuosa e non aveva nessun pregiudizio. Questa cosa noi, che eravamo bambini, e i bambini sono un po', sono pieni di pregiudizi, li devono battere, no? A un certo punto si riempiono. Lei che non aveva pregiudizi, tu entravi a casa, mia nonna,
scrivere poesie, ho iniziato a scrivere poesie e adesso ho 19 anni, un modesto premio letterario, ma ho segnato una battaglia, vincevo l'applicazione di un libricino. E quindi ho portato a mio padre, che è una nuova generazione. Ho fatto questo libricino a mio padre, insomma, gli avevo detto, guarda, l'ha visto, che bello, e lui l'ho guardato, era molto contento, e poi la persona veramente tutta con grazia. L'ho guardato, l'ho preso, e si era preso due giorni per leggerlo, ci voleva mezz'ora. Però ci sono due giorni, però l'ho letto, però c'era ce l'ho affettato, e ho detto, ma scrivi proprio bene, bello questo libro, però con le poesie, ho detto, non ci si fa il male. Poi c'era rimasto male. Cioè, da lì mi è entrato il tarlo, mi è dato questo tarlo, così che nell'arco di due anni ho cominciato a scemare e a scrivere prosa. E soprattutto con questa cosa di farci il pane, ho detto, sì, ok, gli scrittori, quelli scrittori hanno tutti un altro lavoro e io voglio proprio solo scrivere gli sceneggiatori. E allora, cosa ho fatto? Quando mi sono iscritto all'università ho subito pensato, voglio fare. E ho fatto tutto un percorso, è andato al cinema e mi pare che abbiamo aggiunto questo. Nero è la commedia.
media nera, e nero è la cronaca nera, e nero è l'animo nero di alcuni personaggi, e insomma è questo che è la definizione. A me fa piacere uscire fuori dagli schemi. Io stessa mi stavo cimentando nella lettura, e per me non è semplice confrontarmi con un testo che a tratti entra proprio in contrasto con la mia natura molto pacifica. Questo già un po' vi dà l'idea di come può essere questo libro, che è molto forte, crudo. Ci mette davanti a tutta una serie di accadimenti e fatti che non ti lasciano indifferente, assolutamente. E non si può presentare solo libri che piacciono a noi, è giusto presentare dei libri anche che possono essere nell'interesse anche di altre persone. Ma poi di Avvenuto è forse il libro che mi farà fare dei passi avanti da questo punto di vista. E vi volevo leggere ciò che si trova nel retro della magia. Che avevo scritto io, il destino dell'uomo segnato. Anche la terra sembra saperlo. Si apre, quei mastiche ghiotte, affamata. Tempi di guerra, di carestie e vendetta. Non c'è scampo agli attentati che si susseguono in città, né rimedio ai fondamentalismi verso diversi. Non c'è salvezza dalle nubi tossiche, né speranza nella misericordia umana. C'è solo una possibilità, è scritta nel vento e porta un nome, non a caso oggi, Maria. La riscossa degli ultimi parte da una Sardegna infetta, un'isola mondo in cui i cani governano un pescatore affetto dal morbo, guida un'orda stracciata verso la terra promessa. E poi, si va avanti, ma mi voglio fermare qua. Grande Nudo fa parte di una trilogia, anticipata dai due libri che sono I cani là fuori e Vento e pioggia. Tu dici che sono tre libri che si possono leggere anche in maniera a sé stante, però se letti tutti insieme hanno una... Crea un puzzle diverso, insomma è una sorta di puzzle che ha la possibilità di essere molto grande oppure di essere un po' più piccolo. Sono tre libri a sé stanti, ma letti tutti insieme danno un altro respiro. Letti nell'ordine danno un altro respiro ancora. Però ho notato molte persone che magari hanno iniziato con Grande Nudo e chiaramente il libro che poi è arrivato di più, e poi sono tornati indietro a leggere gli altri che hanno comunque fermato. E qual è il destino che abbiamo tutti e tre? Visto che noi non abbiamo letto. È un filo rosso che intanto parte dal mondo. C'è l'idea di Sardegna che costruisco, è condivisa e nasce con i cani là fuori, inizia con Vento e pioggia e poi parte con Grande Nudo. Ci sono dei personaggi, soprattutto molti personaggi secondari, che appaiono in tutti e tre i libri, come se fossero le comparse. Parlo sempre, mi piace fare esempio con Scorsese, perché lui ha sempre le stesse comparse, non so se voi lo notate. Che siano italo-americani, che siano irlandesi, gli attori, i personaggi che loro devono interpretare, sono sempre quei gesti fedelissimi, sono 4-5, li mette sempre lì a fare l'italo-americano, l'irlandese, insomma. E ho fatto la stessa cosa, ho preso dei personaggi, c'è il signor Maciccia, c'è il signor Mario, c'è il prete, e li ho messi a fare le comparse un po' di tutti i libri. Alcuni sono protagonisti di un libro, comparsi nell'altro. Per esempio una comparsa in Mente Pioggia è uno dei protagonisti, un paio, protagonista di Grande Nudo e così via. E poi c'è anche un discorso sul, come dire, sull'animo umano. Tutti e tre i libri affrontano a loro modo un lato, un discorso sull'animo umano. In questo caso
passeggiando. Sta passeggiando e sale sul bus, un tram, un bus di linea, insomma, cittadino. C'è un po' di traffico, c'è molto caldo, la gente sul bus chiacchiera. E a un certo punto però il bus si ferma di colpo, perché succede una cosa abbastanza strana e anche drammatica, ovvero in mezzo alla strada, esattamente in mezzo alla strada, un cane sta sparando un uomo, sta sparando il suo padrone. E quindi il traffico è fermo, perché c'è questa scena cruenta, stanno correndo i vigili, sta correndo la polizia, qualcuno cerca di sparare al cane, ma insomma, ma non vuole sparare all'uomo, ecco, cercano di aiutarlo. Signor Mario, che è su quel bus, vede questa scena, è un po' come in Virginia Woolf, no? Il flusso di coscienza, il calzerotto marrone ti rimanda il flusso di coscienza, anche per il signor Mario, quella scena, così cruenta, a partire da un flusso di coscienza che lo riporta velocemente intanto alla sua infanzia e poi al suo presente. E il signor Mario fa un percorso velocissimo e si rende conto di essere vecchio. Si rende conto di avere più passato che presente che futuro, sicuramente. E questa sua condizione mi porta alla seconda riflessione, ovvero è adesso che devo risolvere i nodi della mia esistenza, che devo liberarmi dei rimorsi, che devo risolvere le situazioni, si possono, qualcosa che ho lasciato in sospeso, è adesso, perché poi non avrò più tempo. E lui ce l'ha una situazione da risolvere, è una situazione pesantissima, è qualcosa di incredibilmente grave che lui deve risolvere. Il punto è che non se n'era mai accorto, non si era mai accorto della gravità di questa situazione, fino a che a un certo punto non ha visto la sua vita allo specchio, non ha avuto questo flusso di coscienza e si è reso conto, insomma, di doverlo risolvere. E lui parte da questa scena e decide in questo momento, su quel bus, di risolvere questo suo nome, questo suo nome di coscienza. E cosa fa? Il bus è ancora fermo in mezzo alla strada, la scena sta andando avanti, sono accorsi i vigili, stanno cercando di liberare il signore, il cane a un certo punto scappa, il signor Mario scende dal bus. Scende dal bus, lo lascia lì fermo e per risolvere questa sua situazione decide per prima cosa di comprare una pistola. Il signor Mario compra una pistola. E noi lo lasciamo lì con la sua pistola, non è abituatissimo a usarla, la tiene in tasca e ha la sua pistola. E questo è il signor Mario che cammina per la città con la sua pistola. Gli viene incontro, diciamo così, immaginiamocelo, gli viene incontro un ragazzo che va abbastanza di fretta perché è in ritardo, gli passa a fianco e continua la sua strada. Questo ragazzo mi sta molto, un ragazzo con i capelli neri, che per tutto il libro sarà il ragazzo con i capelli neri e basta. Un ragazzo bello, ripeto, non so se lo capite, Fassbender, insomma, quest'attore americano, che in ritardo arriva in una casa, suona il campanello, sale, gli dicono per l'appunto sei in ritardo, poi lo invitano a entrare, dove deve andare, insomma. Si apre la porta di una stanza, di fronte a lui c'è una ragazza, bella che lei, completamente nuda, sul letto. Fermiamo un attimo questa immagine, quindi c'è lui, c'è questo ragazzo bellissimo e c'è questa ragazza completamente nuda sul letto e l'ha fatto entrare una signora. Quella signora è la madre della ragazza. Quel ragazzo, un ragazzo appunto che chiameremo sempre ragazzo dei capelli neri, fa il gigolo. Un mestiere che ovviamente non può confessare ai genitori, perché per la famiglia è una pecora nera, è un poco di buono, non è nulla facente, non fa niente. E vive il contrasto invece col fratello che di contro è un militare di carriera, per cui insomma lui è veramente, come dire, il peggiore. E, diciamo che questo fatto di fare il gigolo non piace neanche a lui, in fondo. Sì, lo fa, ma si rende conto anche lui che non è quello che vuole fare, lui è molto di più, lui vuole esprimersi, vuole sbocciare. E per sbocciare, a volte si può sbocciare grazie all'amore, no? Grazie all'amore. E per sbocciare a un certo punto si rende conto di essersi innamorato e decide di partire da Londra. Quella ragazza lì sul letto, nuda, si chiama Candida.
ragazzo, dico io, si è innamorato di campo. E in questo momento va lì a dirlo. Va lì, deve fare il suo lavoro, però lui dice di sé, poi mi vedrà di dirgli che si è innamorato di lui, lui è bellissimo, lei è un letto, gli diceva una cosa perfetta, gli diceva che non posso mai, c'era un rifiuto candida, si volta verso di lui e gli dice queste testuali parole, se avessi potuto scegliere, io a te non ti avrei mai scelto e ti odio. Come odio tutti quelli che non hanno la mia malattia, tutte le persone sane, io le odio, tutte le persone che mi trattano come una malata, che mi fanno sentire una malata, insomma Candida non l'ha presa bene la sua malattia, e al di là del cliché del malato buono, gentile, eccetera, lei va oltre il cliché, ed è una persona come tutti, molto antipatica, che preferirebbe contagiarci la malattia appunto di non avere lei, lei non vuole essere malata, appunto. E quindi cosa succede? In questo momento succede che il progetto d'amore del ragazzo, che doveva ripartire tutta la sua rinascita, crolla e Candida lo manda a firma. Candida dovrà affrontare per tutto il libro il rapporto con la sua malattia, capire veramente cosa vuole dalla sua vita. E il ragazzo si arrenderà, non si arrenderà, ci riproverà, proverà di nuovo a confessare l'amore a Candida. Che farà questo ragazzo? Se ne va. Per adesso se ne va. Decide di non arrendersi e pensa subito, chissà se ha tolto ragione, c'è un altro, forse non ha capito cosa gli ha detto Candida, ma pensa subito che c'è un altro. E insomma questo ragazzo se ne va, vi ricordate era di fretta prima, e c'è un'altra persona molto di fretta che sta passando nel marciapiede a fianco. Il ragazzo prima era di fretta, quest'altra persona ha ancora più fretta. È un paio, si chiama Don Casu, era una comparsa in mezzo pioggia. E qui invece è uno dei protagonisti. Don Casu ultimamente va di casa in casa a benedire le case. I suoi parrucchieri lo vedono, ha una fretta tremenda, quasi biglio, come dire, industriale, cioè lo fa senza perdere tempo. Don Casu va in una casa, calcola esattamente al secondo il tempo che ci vuole per benedire la casa, rifiutare pasticcini, caffè, eccetera, prendere l'offerta in denaro e andare via. E lo fa a tutte le case, tant'è che a un certo punto, dopo due settimane, finisce la casa del quartiere e lui che fa? Ricomincia dalla prima. A quel punto il signore del quartiere dice, ma così Don Casu, lei è stato qui due settimane fa, e Don Casu, che la sandunga, gli dice, si va dove c'è più bisogno, e il signore la passa a destra. Ma vede, no, prego, prego. Ma Don Casu fa anche un'altra cosa, e a questo punto mi serve una... Ma voi ve lo ricordate il tenente Colombo? Dica sì. Allora, ecco, Don Casu fa anche un'altra cosa, e questa cosa è, come dire, è coinvolto il tenente Colombo. Ovvero, non so se vi ricordate, il tenente Colombo, insomma, era lì di fronte al colpevole che aveva. Lo stava ringraziando, a fine puntata il tenente Colombo, gli ultimi sei minuti, sta sempre ringraziando il colpevole per l'aiuto nelle indagini. Sempre così, tu sei lì che inutile, fai, ma sei tonto Colombo, è lui il colpevole. Lo sta sempre ringraziando, ringrazia, il colpevole è anche un po' sconciato, vuole, ma sì, adesso vado presto perché io ti costruire, ho sempre tantissimo da fare. E tra l'altro delle case nuove, non sapete, sono sempre più ricchi. Questa però è una parentesi, non distraete, il tenente Colombo ringrazia il colpevole e se ne sta per andare. È lì che arriva alla porta, lo prende la maniglia della porta, poi si volta e fa un'ultima domanda, signor Copperpot. E a quel punto il Copperpot è fregato, no? È lì, è la fine della puntata del castello, una domanda, colpo da maestra. Ecco, Don Casu fa la mossa del tenente. Ovvero, dopo aver benedetto le case e aver preso i soldi, no, dell'offerta, va per uscire dalla porta e mentre sta per uscire si volta e fa: ah, dimenticavo, signor Silas, i biglietti della lotteria benefica. Ah, davvero, a chi faccio del bene? A un ospizio in Nigeria. Ah, benissimo, cosa dico? Una batteria di pentola da cucina, me ne dia 5. Coglie la sprovvista, riprende le 5, se il parroco ti offre i biglietti della lotteria benefica, che fa? Lui lo fa apposta per non fare un'offerta unica con la benedizione.
15.000 dollari americani, attenzione, anzi, dovrei dire più correttamente yen, ma il sito internet l'ha già comprato, è stato già comprato in modo. E insomma, non state capendo niente di questa cosa, però lui comunque ha comprato una roba in Giappone che costa 16.000 milioni di yen, sono 16.000 dollari, l'ha pagata un sacco di soldi ed è la sua soluzione a questo suo problemino che ha con l'amore, cioè il fatto che lui ogni 2-3 settimane si innamora e insomma, qui c'è anche delle foglie, insomma, è un uomo più normale di quello che sono adesso. E quindi ha bisogno di soldi. Il problema qual è? Ha comprato già la sua soluzione e ha speso tutti i soldi della parrucca. Per cui le scuole non hanno più soldi per pagare le bollette, cioè lui adesso che fa l'Eurospin, fa la spesa, fa la cucina per tutte le suore, per tutti, taglia l'orto, taglia il prato, non c'è più niente, fa tutto lui adesso e poi va a recuperare i soldi, insomma, questa è la sua vita. E niente, noi in quel caso lo lasciamo così, da andare, da rimbalzare di casa in casa prendendo biglietti e prendendo soldi. A questo punto ci spostiamo dalla città, questa era la città. Andiamo un po' più lontano, in un paesino di pescatori, che può somigliare molto a Marcellina, per dire. È lontano, però lontano, cioè il mare è molto più ampio, è lontano, a largo, c'è una barchetta di pescatori, sulla barchetta ci sono due persone, tre uomini, due sono due adulti, insomma, no? Uno ha gli occhi verdi, uno ha gli occhi blu, sono due adulti, due persone grandi, sono fratelli, uno è un ragazzino, avrà 14 anni, 15 anni, ed è il figlio di quello con gli occhi blu. Ok, quindi sono è un quadretto familiare con me. Due fratelli è il figlio di uno dei due fratelli. Cosa succede? Cosa c'è però? C'è che l'uomo con gli occhi verdi, ma attenzione, c'ha anche un grosso barbone questo, potrebbe sembrare Bud Spencer ai tempi, no? Ai tempi dopo, negli anni 60, 70, quando insomma era male. Ecco, quest'uomo qui è considerato il paese un po', come dire, lo scemo del villaggio, cioè quello a cui nessuno diceva niente di serio, quello che alza un po' troppo il gomito alle feste, quello che a cui nessuno dà una responsabilità, quello che non si è mai innamorato, perlomeno non ha mai avuto una moglie, una donna, non ha figli, eppure è grande, ha 50 anni. Gli altri due sono appunto, sono padre e figlio, sono i padroni della barca. Succede a un certo punto che dopo giorni e giorni passati a ricevere ordini, il figlio, suo nipote, il figlio, questo ragazzino con gli occhi blu, gli dà un ordine a questo uomo con gli occhi verdi. E dopo una settimana passata a ricevere ordini, dice anche mio nipote, mi dà gli ordini. E in quel momento un vento fortissimo lo investe e sente le voci. Quindi pensa di essere diventato completamente matto. È una persona triste questo uomo, non solo sente il peso del fallimento, di non aver mai avuto una donna, di non aver avuto i figli, di non aver avuto un lavoro che non fosse nella barca del fratello, che praticamente gli fa la carità, di non essere preso sul serio da nessuno, non solo sente queste. È molto triste per queste cose ed è arrivato anche lui a un punto della vita in cui dice cavolo, non ho niente, ma non ho costruito nulla, è terribile. E mio nipote mi dà anche gli ordini. Nella sua barca, la barca è sua e di mio fratello, ti dà gli ordini, non valgo assolutamente niente, questa cosa. E a un certo punto questo momento gli pronuncia, gli sussurra questo nome, ma pensa che sia diventato matto. E arriva un'altra folata di vento, gli sussurra di nuovo questo nome, Maria. E prende una decisione un po' particolare, ovvero decide di abbandonare la barca, di buttarsi dalla barca. Lo fa in maniera molto drammatica, lo racconto un po' più light. Ricorda che questo vento, no, che gli sussurra questo nome, lui da un po' che lo sente, un po' che lo sente. Pensava di essere scemo, ma quando ti rendi conto di non avere molte speranze, di non avere più tante speranze, cosa fa? Attacchi a tutto, ti avvicini anche a un vento che sembra pronunciare un nome. E lui cosa fa? Si butta dalla barca. E nuota in direzione del vento. Attenzione, un uomo grosso, ve l'ho detto prima, nuota tantissimo per ore e arriva ad una spiaggia, arriva a questa spiaggia che lui non aveva neanche mai visto e poco prima di svenire, di cadere a terra svenuto,
vede di fronte a sé un branco enorme di cani. Ma per enorme io intendo 5, 6, 7 mila cani di fronte a sé. Li vede e spiega. Cosa ci fanno lì quei cani? Ve lo scoprite da soli leggendo il libro. E a questo punto però rimane un nome, rimane questo nome nel mento, Maria, che è la protagonista del libro. Chi è Maria? Maria. Allora la vogliamo finire lì. Maria. Maria è una donna che in questo momento, all'inizio del libro, è nel punto più basso dell'esistenza. Ognuno di noi ha una scala di valore. Il punto più basso dell'esistenza è il punto più degradante, è il punto più alto, quello più onorevole, diciamo, più bello. Ecco, Maria, ognuno di noi ha una scala di valori, Maria è nel punto più basso della nostra scala di valori, anche della vostra personale, cioè dal punto più basso, dal punto più degradante di tutti. E la storia del libro è anche e soprattutto la storia di Maria che risale. Questa è l'inizio. Occidentale è una cosa molto particolare che a me ha sempre affascinato. Perché?
se noi vogliamo insultare qualcuno possiamo dirgli sei un cane, eppure il cane è il migliore amico dell'uomo. Ci scandalizziamo dei cinesi che non mangiano i cani, che mangiano i cani, però noi lo sappiamo che non li mangiamo perché nelle città nostre, cattoliche romane, dell'antichità i cani hanno dei topi giganti, stavano, la maggior parte dei cani stavano nelle zone dove buttavano le plate, insomma, ed è questo uno dei motivi, e non era igienico, diciamo, mangiare un cane, era una cosa aberrante. Posto che non è ancora adesso. Quindi nella cultura cattolica, quindi dire un cane era un insulto, è nato come insulto per questo, perché questi animali stavano in queste cloache, in questi problemi. Eppure è diventato il nostro migliore amico, lo addestriamo, ma il cane ci è fedele, ma in branco è pericolosissimo. Anche il nostro cane, se noi ce lo dimentichiamo per un mese e quello va a finire in mezzo a un branco, non ci andrà a riconoscere. Rischieremo di essere aggrediti anche dal nostro di cane. È una cosa particolare. Il cane è pur sempre un animale che viene dai lupi, da un animale feroce, e ha in sé la ferocia. Insomma, tutte queste ambivalenze a me mi hanno sempre molto affascinato. In grande nudo il cane nero. Il cane nero è una leggenda anglosassone, ed era un cane, una sorta di leggenda per bambini, questo cane enorme, mostruoso, una sorta di storiella horror di questo cane enorme e mostruoso che ti facevi trovare in giro di notte a una certa ora, ti mangiava, insomma, ti faceva sparire, no? Un mostro. Il cane nero è questa leggenda qui, a me mi piaceva molto utilizzarla anche perché come cani mi piacciono, mi affascinano, quindi ho visualizzato questo nome cane nero, a un certo punto ho visto un enorme cane nero, insomma quasi un cavallo, mi è piaciuto così tanto, e ho cominciato a utilizzarlo come personaggio dei miei romanzi da Il cane da fuori. Un'altra cosa, il cane nero c'è nel cane da fuori, c'è in mente pioggia e poi diventa praticamente un protagonista in Gradino. Perché c'è questo branco di cani enorme? A questo punto sono costretto a svelarvi una parte della trama. Quindi voi dovete decidere, come dire, facciamo una cosa interattiva, se volete sapere perché ci sono i cani, perché c'è questo branco di cani enormi insieme, o se volete rimanere con... Come fai, se sei? Io sono ancora in casa all'uomo con la pistola. Non lo saprei mai finché non arriverei a pagina 240. Questa è mia posta per... Va bene, voi ci siete astenuti, hanno votato loro per tutti voi, non vi dirò cosa ci fa quel branco di cani. Però vi dirò una cosa. Ne parla Mojang di questo enorme branco di cani che a un certo punto sparisce e si ritrova tutto in un luogo. E ne parla anche Oriana Fallaci, pensate un po', inizia. Basta. Quindi prima di leggere il libro potrei fare la ci interessa se lei è incinta, ci si sposa, è bello,
secolo, mica ai tempi di nonno. Dai, mamma, non fetta sgai. Ai tempi vostri poteva essere anche un problema, ma al giorno d'oggi. La frase della signora finisce qui. La signora ha le lacrime agli occhi, un sorriso fatto di bianchissimi denti incorniciati da labbra gentili, coronate da un costosissimo rossetto. Suo figlio si sposa. Lo sta spiegando a sua madre, la nonna, la centenaria. Ai 100 le hanno fatto una festa che neppure al compleanno del papa, ha detto il fratello minore ridendo. Ai 100 hanno comprato una pagina del giornale per farle gli auguri. Ai 100 c'era la fila sotto casa per omaggiarla. Ha fatto la faccia più arrabbiata che ha potuto quel giorno. Ma nessuno le ha dato peso. Perché è vecchia. E quando i vecchi si arrabbiano è come quando i bambini piangono. Nessuno si preoccupa troppo. La nonna fissa la TV. Non che la vogliamo guardare. E che l'hanno parcheggiata lì di fronte. Nessuno a parte nonna guarda la TV, ci danzano attorno piuttosto, sono tutti eccitati, esplodono risate, schioccano baci, bicchieri, bollicine. Che schifo, pensa la nonna. Vedova da 30 anni, vedova in nero, donna di ferro, foto del marito in tutte le stanze. A fianco alla foto del marito c'è quella di Padre Pio. Padre Pio è il santo patrono. Padre Pio da Pietralcina, lei c'è stata 4 volte a Pietralcina, un posto pieno di bancarelle e cinesi, e mica con le gite della chiesa. Ci andava con suo marito, il commendatore, dritto come un tronco di quercia, bello, elegante, sembrava Gregory Peck. Lei e suo marito prendevano l'aereo, prendevano il taxi, hotel a 5 stelle, appuntamento col vescovo, souvenir per tutti. Arrivato a un certo punto, puoi pure permetterlo. Ai tempi loro, lei e suo marito erano gente di un certo livello. Lavoratore, prima di tutto, si lavorava, il marito tutti i giorni al cantiere, in abito, impeccabile, sfermato, ma alla fine. E poi erano anche ricchi. E quando fai i soldi, guardi gli altri che non li hanno fatti e sai perché non li hanno fatti. Equilibrio. È tutto lì il segreto. Equilibrio, silenzio, un passo alla volta, senza esagerare, mai esagerare, si imbroglia il giusto. Si scherza il giusto, né di più e né di meno. Se ridi troppo, pensano che sei poco serio. Se piangi troppo, ti fanno le scarpe. Se compri, ti vendono tutto. Se non compri mai, ti vogliono male. E se ti vogliono male, ti mettono occhio. È la medicina dell'occhio. Non sono tutti che la sanno fare. A lei l'ha fatta la medicina dell'occhio. L'ha imparato da Tia Mallena, la sua vicina di casa a Barracone, quando era bambina. Tia Mallena la portava in una stanza buia, le pareti annerite dal fuoco, puzza di fumo, finestre chiuse con la pentola che bolliva, l'olio, l'incenso, i santini baciati dal magliardo vecchio, i fiori che fanno dormire e quelli che ammazzano e quelli che fanno male la pace. E le ha fatto la medicina del pochi. Per questo non è così forte, per questo è ancora per questo è stata così fortunata. Fortunata a non sbagliare niente, perché la fortuna non è una cosa che stai fermo e aspetti che arriva. La fortuna è quando fai e fai bene. Per lei, per suo marito, i suoi figli, tutto ti è andato bene. Anche se i figli non te li puoi scegliere. E l'invidia degli altri te li fa nascere mogli. Da quando il marito se n'è andato, i suoi figli fanno i signori. Lavorano poco, mettono l'azienda in mano ai geometri, crescono male i nipoti. E i nipoti, per esempio, nessuno ha fatto la medicina dell'occhio neppure una volta. Sono cose vecchie, superstizioni, i tuoi nipoti non ci credono a queste cose, così gli hanno detto, ma lei sa cosa è successo. Doveva andare dal maiale prima di fare figli, il maiale ti fa uscire dritto. C'aveva paura di questo maiale e allora non c'è andata. Doveva andare, sempre andare, e poi invece non c'è andata e quello è morto. E chissà se è nato il nuovo maiale. Tutto cadrà. Tutto cadrà. La nonna è sicura, guarda la sua famiglia che festeggia ed è sicura. È questa la nonna. L'assiste in silenzio muta, diciamo, a quello che lei crede sia il decadere di valori, no, della sua famiglia, quella abituata alla rigidità, ad essere una padrona. Stregone. È uno stregone. Adesso mi dà subito le...
pensato, però la qualità non ho mai pubblicato in Sardegna, non è interessato. Non mi è mai capitato, sono pubblicato con lo stesso editore, però sempre fuori. E allora a un certo punto, dopo due libri, dove c'era un tema di Sardegna che non volevo tradurre, che già essendo un libro grosso, ne ho messo parecchi, mi hanno detto, no, qua ci vogliono le note, scrivici delle belle note precise. E allora io ho scritto le note. Per cui ho scritto Maiazzi, per esempio. Nell'elemento
sono rimaste più, per tutto più importanti. La prima è, ho consapevolezza, cioè ho rispetto del mio tempo, del tempo libero, del tempo di tempo, sì. E allora mi devo ricordare di averne il triplo di rispetto del tempo del lettore. Per cui il lettore non deve perdere tempo, non deve annoiarsi, non deve avere il senso di perdere tempo leggendo il mio libro. Per cui, primo concetto, io al lettore non deve far perdere tempo. Cioè, questo libro non lo scrivo solo per me. Da quando sono piccolo non scrivo solo per me, per fare l'intellettuale. Io scrivo per avere per i lettori, per avere dei lettori, e dobbiamo gioire e godere insieme di una storia. Quindi non dobbiamo perdere. Punto secondo, io parlo nel mondo contemporaneo, parlo in un modo anche semplice, a volte addirittura ascolto le parole, e quindi, cioè, come si dice, parli come mangi, parla come mangi, no? non sostenerti, e scrivi come mangi. Scrivi semplice, perché è inutile che stai... cioè, scrivi nella maniera più semplice possibile. I libri più venduti al mondo, dopo la Bibbia, che è scritta abbastanza complicatamente, cioè, sono altri motivi, sono quelli, per esempio, di Stephen King, che scrive come un bambino, un ragazzo delle superiori, con una semplicità incredibile. Ho parlato di Salinger, la semplicità è la cosa più difficile che esista. E allora ho cominciato a lavorare sulla semplicità. Punto secondo, scrivi semplice. Semplice, vuol dire cose complessissime usando termini che conosco, si può fare. È più difficile, però si può fare. E poi, vabbè, c'è il punto terzo, che è sempre legato al tempo e all'attenzione del lettore. A me piacciono le cose che hanno un ritmo, e quindi quando tu scrivi, quando io scrivo, tu scrivi le cose che sono in comandamento, deve esserci ritmo. Se non c'è ritmo, fai perdere tempo al lettore, la cosa non diventa semplice, ci vuole ritmo, la lettura deve scorrere. E quindi questi sono i tre punti cardine da cui parto per scrivere ogni libro, e poi comincio a pensare ai temi, e poi comincio a... è un lavoro astratto, praticamente. Giustamente, di solito nelle presentazioni si va a affrontare il lato dei temi, perché sono quelli poi più interessanti. C'è qualcuno che leggeva il tuo libro e diceva tu sto leggendo così stimolato, perché anche il tuo stile, le frasi brevi che arrivano al punto, sono quasi corrette, un po' rimate. Quello è perché mi piace molto creare le immagini, cioè visualizzarle. Per cui utilizzo i capoversi. In realtà, quando ho iniziato a scrivere il primo libro, io già avevo redattore nella redazione di Un Posto al Sole, sono stato per 3 anni a lavorare a Un Posto al Sole d'estate, quindi già lavoravo nelle immagini. E quando ho iniziato a scrivere i libri, volevo esattamente scrivere tutto quello che scrivendo per immagine non mi era concesso. Però poi mi sono reso conto pian piano che era molto più bello invece scrivere per immagini, perché è la cosa che piaceva di più, ma farlo in maniera più completa rispetto a quello che si può fare in una sceneggiatura. La differenza tra un libro e una sceneggiatura è una, è molto semplice. La sceneggiatura è un testo che deve arrivare al regista ed è lui che fa l'opera finale. Il libro è l'opera finale. Questa è la cosa semplice. Per cui nella sceneggiatura devi certe cose non te le puoi permettere. E i capoversi servono per descrivere la questione in scena, per dare immagini. Ecco, perché una cosa che mi piace molto è offrire delle immagini, offrire un quadro. Tu, a un certo punto visualizzi tutto, visualizzi il luogo in cui sei, dopodiché inizi a vedere i personaggi che si muovono. Tu sei d'accordo che lasciare la parola sì, alle persone che sono proprio presenti? Mi sentite tutti? Non so se riuscirò a farmi sentire perché ho un leggero modo di parlare. Allora, intanto, ti ho ascoltato con molta attenzione. Quello, la fabulatrice si è rivelata in pieno. Sei molto gradevole. Senti, ho dato la scorsa il libro, non l'ho letto. Intanto noto che è consistente e questo già mi rincuora. Ultimamente ho visto solo librettini insecchiti, insomma, mi fa piacere vedere che è bello corposo. Mi pare di notare che ti sei come costruito una cosmogonia in questa triade di libri dove ci sono personaggi
parlarsi vada bene, ho visto che c'è una, come dire, una varietà di stili nella scrittura, e ho visto anche delle, dopo metà del libro, una scrittura molto spezzettata che mi ha richiamato, te pensa, Joyce. Mi piacerebbe sapere se l'hai letto, se ti ha solleticato e quali sono in generale le letture che ti hanno spinto. Grazie. Joyce l'ho letto, posso dire una cosa un po' impopolare? Non avevo nessuna considerazione nel lettore, sì. Ne fregava niente. A differenza di me, che appunto è la prima cosa che vi ho detto, che non può andare. E quindi non potrà mai diventare il mio punto di riferimento, non lo è. È una cosa che ho letto perché dovevo, perché se vuoi fare il mestiere dello scrittore devi leggere tutto quello che è grandissimo, soprattutto a partire da tutto quello che è grandissimo. E quindi Joyce, quindi la Bibbia, quindi Dante, quindi Boccaccio, e quindi insomma alcuni americani, anche insomma. Parliamo delle cose, non di quelle che ho letto per lo fermo. No, di quelle che ci piace, allora, c'è un autore americano che pochissimi conoscono, si chiama Richard Brutigan, morto suicida negli anni '80. Lui ha scritto un libro particolarissimo che si intitola Pesca alla trota in America. In realtà sono dei racconti di infanzia. Un altro libro sempre particolarissimo si chiama American Last. Ecco, lui è uno scrittore per me molto importante, quindi un piccolo punto di riferimento per quello di cui parlavo prima, cioè della semplicità. Richard Brutigan riusciva a rendere semplice e accessibile qualsiasi tipo di argomento, e i suoi libri non a caso erano comunque tradotti in tutto il mondo. Ciononostante, essere scrittore è una cosa altamente difficile e quasi incomprensibile, ciononostante si è ucciso. Così come ha fatto un altro scrittore che per me è molto importante, è Foster Wallace. Suicida anche lui, tradotto in tutto il mondo, uno dei più giornalista del New York, tra l'altro grande scrittore di tennis, per esempio, ha scritto un romanzo enorme di oltre 1000 pagine, Infinite Jest, che io ogni tanto rileggo, ma come se fosse un breviario. Cioè non leggo il romanzo, perché in realtà il tema del tema è romanzo, a me non interessa il romanzo. Lo scrive talmente bene. Intanto mi apro una pagina e mi vengo una pagina di scrittura buona, non di bella scrittura, no? C'è una differenza tra la bella scrittura e la scrittura buona, quella che funziona, quella che va bene per lui. Mi piace molto un altro autore americano degli anni, penso che sia vissuto fino ai primi anni 2000, è stato anche in odore di Nobel per tante volte, ed è Kurt Vonnegut, che ha scritto per esempio Mattatoio numero 5, il famoso sbombardamenti di Dresda. Ha scritto anche altre cose, La colazione dei campioni, ha fatto un bellissimo film, e il libro è ancora più bello. E questi sono gli scrittori che, insomma, che leggo, poi chiaramente apprezzo molto King, però ecco, non capisco mai da dove arriva il male in King. A me non capire dove arrivano le cose un po' mi disturba, il fatto sta che lo leggo sempre perché comunque è un grandissimo scrittore. Su qualcosa che nasconde a nulla, no? Un po' all'americana, no? Un po' le motivazioni della questione vogliamo conoscere. Cormac McCarthy, un altro americano, che è straordinario, Pavese, Cesare Pavese, ma a volte mi dimentico delle cose più belle, diciamo. Cesare Pavese, Buzzati. Ultimamente sto affrontando un libro difficilissimo, si chiama Orsinus Orca, di uno scrittore italiano, pensate, nato nel 1919, è morto negli anni 90, che si chiama Darrigo, un libro complessissimo di oltre 1000 pagine, ricordo, però ha una particolarità, un'importanza, è stato il primo postmoderno italiano, e il postmodernismo è importante perché il postmoderno è Garcia Marquez, cioè inserire momenti, elementi magici in un'epoca moderna, cioè mischiare, creare una commistione, postmoderna e guerra stellare. E lui in Italia nel 75 a un certo punto ha scritto questo libro che ha scioccato tutti, ora non lo stampano neanche più.
semplice, con qual era trascinante, e dopo i 16 anni viene dalle letture scolastiche, insomma, e altre. E insomma, ce ne sono anche, ce ne sarebbero anche altre. Questi sono i primi. Grazie. Anche di Gossi. Perché questo titolo? Sì. Allora, il titolo di Grande Lutto nasce in realtà dalla copertina di un altro libro. Nasce dalla copertina di un post office di Bukowski, edizioni Feltrinelli, che aveva in copertina una donna nuda, un nudo molto esplicito, però un po' stilizzato. Questo nudo così mi era per niente sensuale, una cosa un po' decadente anche. Però sono andato a controllare i crediti della copertina. Chi ha fatto questa copertina? Di chi è questo quadro? Allora ho scoperto che il quadro della copertina era di un certo Tom Wesselman, che è un pittore della pop art americana, un po' meno famoso di Bari, insomma, parlare semplicemente del libro, quindi scelgo con molta attenzione,
decina, perché là fuori ne avevano un tot, qualcuno poi per mettere pioggia non c'è stato più, ne sono arrivati altri, sono inseriti alcuni nuovi, alcuni altri però non hanno intervenuto, anche in base, penso, cerco di, come dire, metto insieme una squadra di 5 o 6 persone, cioè quando ho un po' di materiale, e li tiro dentro, chiedo se hanno voglia di leggere. Quando poi mi dicono di sì, incomincio a mandare come se fossero delle puntate. Grande Udo l'ha mandato, è stato molto grande come se fossero delle puntate, mi rendevo conto dal loro entusiasmo che stavano molto bene, come davano avanti di leggere la prossima. E quindi, insomma, erano persone eterogenee, completamente eterogenee, un chimico, un avvocato, un libraio, un editore, uno scrittore, persone molto eterogenee. Poi arriva il grande lettore, l'ultimo grande lettore che è il mio editor, che è quello che poi taglia, produce, distribuisce, insomma, fa la piano. Lui è l'ultimo grande lettore. Ha tagliato quasi un centinaio di pagine. Un po' come i temi, quando scrivi un libro praticamente a un certo punto devi fare i conti con questa figura, questo Cerbero che non ti fa passare. Che dicono va bene per loro e per dare bene per loro significa fare un buon libro, ma visti i risultati direi che hanno ancora per loro e comunque sono molto contento. Ecco. Poi la casa dei chirurghi è una roba fisica. Sì, infatti quando la signora parlava del fatto che ci sono molti libri veri, è anche un problema delle case editrici, le case editrici non vogliono investire sui libri molto grossi, perché ritengono a volte che possa essere un investimento rischioso. La mia casa editrice ha fatto invece questo investimento e ha vinto, perché le prime due edizioni le ha vendute prima della notizia del primo stato. Prima. Quindi poi tutto quello successo dopo è moltiplicarsi di cose. Le ho già vendute prima. Questa cosa, cioè, è stata, loro hanno già avuto la scommessa prima di qualsiasi altra notizia che potesse aumentare le vendite. E questa è una cosa di cui io sono molto grato. Perché è vero, tutti mi hanno detto, ma è difficile pubblicare un libro così grosso. Loro l'hanno fatto, hanno fatto un investimento e hanno vinto, sì, infatti. Perché poi dicevamo, candidato al premio Stella, no? Sì, una storia molto particolare. A un certo punto, su un libraio, non so se dovrete la libreria di stessa, esce un articolo e c'è scritto il mio nome. Sei tra i papabili possibili candidati, insomma tra i possibili candidati c'è tutta una serie di scrittori che c'è anche guarda, ho chiamato il mio editore, ma è cosa questa storia, tu sei nulla, cioè mi hanno letto, per cui il libraio non lo leggo, un mio amico mi ha attaccato sulla pagina, mi ha detto guarda qua, quindi ho chiamato il mio editore e gli ho detto ah, c'era un'idea, qualcuno ci ha chiesto se vediamo, c'è un'idea, vorrebbero prendere il tuo libro, perché poi cioè non è che lo candidi e lo prendo, sono loro che decidono cosa prendere, non è che è molto diverso da, si dice candidare, in realtà è una sorta di finale, cioè il comitato della strega seleziona 20 libri, dice questi sono i 20 libri
cominciato dopo, peccato che sono detto niente, ci ho quasi fatto la bocca questa cosa che lo strega, insomma non va bene uno, mi dispiace, e lui diceva ma dai, ma insomma che tanto ne avevo parlato, l'ho scritto comunque nei giornali, vedrai qualcosa. L'ho scritto nei giornali, quindi adesso non ti cambiano comunque, sei uscito, no, promozione gratis, diciamo queste cose io. Va bene, sì, però mi dispiace, comunque sono andato a fare questa presentazione, è bello. Finisce l'ultima domanda, il mio amico, che gli avevo accompagnato, la persona che aveva accompagnato, prende il cellulare e comincia a farmi le riprese. Io ho pensato, è una cosa stravagante, così l'ultima domanda la fa lui con questo cellulare. Sì, prego, allora l'ultima domanda la vuole fare io, ma veramente non te la voglio fare io, te la vuole fare il tuo editore. E io, ah, bene, sono abituato alle sorprese, intanto il mio editore non so come fa. Contatta le persone che mi stanno presentando e mi manda domande, messaggi,